sta botta mi tocca fare le riprese doppie, per me e per lui. Devi lavorare, io guido e tu lavori. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono con Giuseppe a bordo di Adamo, il suo furgone camperizzato. Ha piovuto abbastanza forte fino a circa un'oretta fa e la strada sterrata che stiamo percorrendo è tutta dissestata e piena di fango. Oh, questo è un pezzo tosto. Ed era l'ultimo, no? Andato. Ce l'abbiamo fatta. Ora siamo alla ricerca di un posto dove fermarci, possibilmente prima che faccia buio. Abbiamo trovato quest'area di sosta all'interno di una bellissima faggeta. Il posto è abbastanza attrezzato, più avanti ci sono delle panche, dei braceri, però siccome ha piovuto a dirotto ed è tutto fradicio, penso proprio che faremo tutto all'interno del furgone. Cucineremo qualcosa di buono per cena e ci fermeremo qui per la notte, sperando che nel frattempo non piova di nuovo e che domani mattina le strade siano un po' più praticabili. Guardate quest'albero pieno di fomes. Sta venendo buio, non c'è quasi più luce. Qui sono i braceri, ragazzi, le panche. Volendo si potrebbe accendere un fuoco e mangiare qui, ma con la legna fradicia diventa un problema e sta iniziando a fare buio e fa abbastanza freddo, è molto umido. E in ogni caso voglio cenare nel furgone, voglio cucinare nel furgone perché sono curioso di vedere come si è organizzato Giuseppe dal vivo, perché l'ho già visto nei video, però dal vivo è un'altra cosa. Entriamo alla base? Sì, entriamo. Prima che faccia buio? Sì, anche se è lì, 30 metri in lì, quindi non si vede da qua. Allora ragazzi, siamo entrati all'interno del furgone, ancora è presto, sono le 5 e mezza più o meno, quindi facciamo due chiacchiere e qualche ripresa. Volevo far vedere a voi un attimino l'interno del furgone. Ora Giuseppe ha un 11 mm, un 11 mm, quindi un obiettivo ultra grandangolare che riesce a prendere una bella porzione di furgone. E io ho il 24, quindi è un po' complicato fare le riprese qua dentro. Comunque io adesso sono seduto con alle mie spalle il portellone del furgone e questa è la parte davanti. C'è una specie di panca ad L su cui sono seduto io e di qua c'è Giuseppe e qui giù in fondo c'è l'area cucina, sì, diciamo, cucina. E poi abbiamo tirato fuori questa, che è la stufa, questa stufetta che eventualmente accenderemo, adesso valutiamo perché comunque non è freddissimo stanotte. Qui abbiamo il frigo con dei cassetti con le stoviglie, insomma con del materiale. Quella diciamo in realtà è aria dispensa, qui più stoviglie. Ok, poi abbiamo altro pezzo importante, è questo qua, questo che è il deumidificatore. Yes. Che ci servirà questa notte insieme con le ventoline. O la ventolina quando lì. Cuciniamo, sì, magari per far togliere un po' di vapore. Servirà per togliere un po' di umidità, sia dovuta alla cucina e sia dovuta a noi che questa notte respireremo qua dentro. Considera che vedi, già si stanno un po' appannando i vetri, quindi già si sta appena appena creando un po' di condensa. Fuori si sente, cioè farà caldo all'interno del furgone e non moriremo di freddo, però comunque fuori è freschetto. Visto che sentivo un po' di frescura alla schiena, ho chiesto a Giuseppe di montare, come si chiama quest'affare? Oscuranti. L'oscurante, vabbè, che funge anche da isolante perché ha queste palline piene d'aria. Sì, è tipo pluriball però anche in alluminio, per cui non solo diciamo trattiene meglio l'aria e ti isola,
Ma secondo me riflette anche un po' il calore. Ragazzi, okay. Allora, mettimi il fuoco a me. M'ha preso? Sì. Ma nel frattempo ciabatte e pantaloni della tuta. Volevo farvi vedere un attimo come ti sei messo comodo. Sì, un'inquadratura un po' più ampia dell'interno del furgone. Io prima stavo seduto qua e questa è la... Io stavo con la faccia rivolta verso lì. La seduta ad L, che poi diventerà il letto, si tira fuori da qua, sì. Giusto? Quindi praticamente questa zona qui davanti a me diventerà tutto quanto letto. Cioè questo che ora è spalliera di questa panca diventa parte del tuo letto insieme a dove sei seduto. Così in questo modo ho sempre due posti, però è comodissimo perché quando sto da solo io ho sempre il letto pronto qui. Però cioè vedi tu stesso che hai un sacco di spazio qui. Stiamo già facendo il video, quello del tour del van, che in realtà dobbiamo fare domani. Lo stiamo a fare adesso, perché la verità è che non spoileriamo troppo. Sì. Cioè, la verità è che sono le 6 e stiamo qui, non abbiamo niente da fare. Volevamo fare un tema come due poveri. Aspetta, però. Come due poveri stronzi, ce lo siamo scordato. Gli oscuranti pure davanti. Ho un becco. Ok. Questo è il termostato di cui vi parlavo. Praticamente si inserisce in una presa di corrente ed è esso stesso una presa di corrente. Funziona in maniera semplicissima. Ha una piccola sonda per... Vai, vai, ce l'ho io. Dai. Prosegui. Ha una piccola sonda per percepire la temperatura e poi ci sono 5 tasti giusto per impostare la temperatura di partenza e la temperatura di stop. Quindi noi possiamo andare ad attaccarlo alla nostra batteria in questo modo. E poi, ecco, ora si è acceso. Segnala una temperatura in questo momento di 16 gradi 3, ottimo, e poi possiamo andare ad attaccare la nostra stufa. Al momento la mia temperatura di partenza è settata a 4.5 gradi, quindi non partirà mai la stufa, però se ad esempio dovessi impostarla, ecco, ora l'aumento. Ecco, ora l'ho aumentata a 15.8 e la temperatura di stop sarà 16.5. Quindi quando la temperatura arriverà a 15.8 attaccherà la stufa. In questo momento però è spenta, quindi va accesa. Ed ecco che la stufa è partita. La stufa è partita perché il termostato sta dando corrente solo perché... appunto rileva questa temperatura. Infatti c'è la luce in accesa. Quando arriverà a 16.5 staccherà da solo, quindi non dovrò lavorare sull'interruttore della stufetta, farà tutto lui grazie appunto alla sonda. Facciamo il caso, ora la metto davanti al termostato, quindi segnalerà subito che la temperatura, ecco, l'ha raggiunta. Infatti si è spenta, vedete, si è spenta anche la luce. È arrivato il momento della cena, quindi adesso tireremo fuori tutto l'occorrente per cucinare, quindi il fornello e il tavolo. Adesso non so bene quale sarà l'allestimento, vediamo un po'. Aio, ho dato una capocciata. Aspetta, ti giri di qua. Ok. Mi serve un 11 mm pure a me, non riesco ad andare più indietro del così. Tira fuori i soldi. Qui, come dicevamo, ci sono tutte le varie stoviglie. Allora, il hot sandwich maker giapponese. Lo scaldapizzette. Vabbè, in realtà
noi dobbiamo fare la pasta. E che altro ci serve? Niente. Fatto. Aggiungiamo questo aggeggio di Decathlon che è fantastico. Tra l'altro in acciaio inox, è una bomba. Padella. Piatti. Posate. Bicchieri. E pentola. Vuoi un po' di pepe? Mettimi, sì. Ragazzi, questa è veramente un'esperienza. Stai qui seduto, bello comodo. Ti gusti la tua pasta con burrata, mandorle e pepe. E a un certo punto dici, aspetta un attimo, ma sto dentro a un furgone? Sto dentro a un furgone in mezzo al bosco. E c'è Peppe che lava i piatti. Sta lavando i piatti. Che brutta fine che ho fatto. Dentro a un furgone. Vabbè, non c'è bisogno di riprendere queste scene umilianti. Vai, apri. Facciamo vedere un po' come delle tecniche di risparmio dell'acqua. Non ci arrivo, è difficilissimo fare riprese qua dentro. C'è tanto da far vedere ancora. Pulito. Insomma. Vi spiego un attimo la configurazione per la nottata. Abbiamo attaccato le ventole e il deumidificatore alla batteria, quella piccola, e queste andranno avanti per tutta la notte, in modo che le ventole fanno circolare un po' l'aria, il deumidificatore la deumidifica, e quindi non avremo problemi di condensa stanotte. Così si dorme in due. Allora ragazzi, ci siamo sistemati per la notte, abbiamo tirato fuori il letto, abbiamo tirato fuori i sacchi a pelo che saranno più che sufficienti per stare caldi questa notte, quindi la stufetta l'abbiamo spenta e come sentite qui dalla ventola, e come abbiamo già detto, la batteria questa più piccola rimarrà accesa in modo da tenere alimentate le ventole e il deumidificatore, in modo tale da non svegliarci fradici di condensa domani mattina. E domani mattina vi farò sapere come si dorme dentro questo van. Non si è lamentato nessuno fino ad ora. Nessuno. Cioè, hai dormito solo tu e Laura, non è che... No. Non è un campione rappresentativo. Sei il secondo ospite. Il primo non si è lamentato. Va bene. Staremo a vedere, quindi buonanotte e ci vediamo domani. Notte.
Buongiorno ragazzi, stanotte ho dormito molto bene. Il lieve ronzio della batteria ha conciliato il sonno. Sono stato caldo e i dispositivi che avevamo per raccogliere la condensa hanno funzionato molto bene. Non c'è stato alcun tipo di rumore, non ha piovuto, quindi è stata una nottata tranquilla. Stamattina fa freschetto, c'è parecchia umidità, infatti c'è della nebbia, delle nuvole basse in mezzo ai faggi più su, e Giuseppe intanto sta smontando gli oscuranti e tra poco inizieremo a preparare la colazione. Questa mattina andiamo di pancake, ci proviamo, eh. con il burro d'arachidi. Vediamo, facciamo un esperimento, come vengono. Vabbè, erano bene, eh. Tu sei un esperto dei pancake. Sì. No? Più che pancake abbiamo ottenuto delle crepe integrali. Però sembra abbastanza. Buona. Qui Magari ora c'è mi quella dici. pronta, guardate come fuma. E qua c'è l'altra che sta andando. Invece di metterlo lo leva perché ce l'ho messo troppo. Piove? Sì. Addio tour del furgone. Aspetteranno ancora. Madonna, non è sbrodolo sicuro. Si vede? Un po' buio. Tu ne mangi un altro? Ci sta però, buono. Buono. Sì. Merito delle uova delle Beh, tue galline. delle uova fatte in casa. Caffettino. Farci mancare nulla. Stamattina avevamo un programma di girare il video del tour del van per il canale di Giuseppe, però si è messo a piovere e quindi niente, stiamo andando via. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. È stata un'esperienza particolare, diversa dal solito. È strano pernottare nel bosco avendo per una volta a disposizione tutte quante le comodità come a casa, quasi come a casa. Devo fare i complimenti a Giuseppe per come ha allestito questo van, per tutto l'impegno che ci ha messo. Io sono anni che lo sento parlare di questa cosa, da quando lo conosco, che dice vorrei avere un van per andare in giro, per girare il mondo. E adesso, avendolo visto, capisco come mai ha fatto tanti sforzi per averlo, perché il senso di libertà che si prova a salire a bordo di un veicolo e andare dove vuoi e portarti appresso la tua piccola casa è veramente incredibile. Grazie per avermi seguito anche stavolta. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e un commento qui sotto. In descrizione vi lascio ovviamente anche il link del canale di Giuseppe, dove troverete tutti quanti i video relativi ad Adamo, tutti i vari lavori di camperizzazione e via dicendo. Da me e da Giuseppe è tutto, un saluto, un abbraccio e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao! Ciao ciao!